PSR, Piani di sviluppo rurale. Ne parliamo, o meglio, ne ritorniamo a parlare quest'oggi con il consigliere regionale Mauro D'Acri, consigliere regionale delegato all'agricoltura. Eh, consigliere, benvenuto. Noi ci eravamo lasciati poco prima dell'estate con questo PSR in fase embrionale. Eh, a, che punto, a che punto sono arrivati? I bandi riguardante l'agricoltura a che punto a che punto sono eh, tutti questi soldini che la regione calabria tramite l'europa mette a disposizione eh, degli agricoltori calabresi Ma noi stiamo lavorando con il psr ad oggi noi abbiamo impegnato quasi il 70 del psr il nostro PSR della Regione Calabria, lo ricordo, è 1 miliardo e 103 milioni di euro. Abbiamo iniziato con una serie di bandi, abbiamo iniziato a primavera, quindi un primo step, poi c'è stato un secondo step che abbiamo fatto prima dell'estate, quindi il 27 giugno, dove abbiamo messo a bando i giovani e la 4.1, poi abbiamo proseguito anche con gli ultimi bandi che abbiamo fatto in questi giorni, quelle sulla 7.1. 1 i giovani li... chiedo scusa per quanto riguarda il primo insediamento. Il primo insediamento, sì. Diciamo. Il primo insediamento, quindi procedure. Eh, si sta chiudendo la procedura dei bandi, nel frattempo, noi abbiamo preparato altri bandi. Si è chiusa anche la procedura per quanto riguarda i Galli, gruppi d'azione locale, quindi sono già uscite le graduatorie definitive. Oltre a queste, abbiamo fatto un'altra la settimana scorsa. Abbiamo pubblicato la 7-1, quello che riguarda i comuni sotto i 5.000 abitanti, i quali devono. Presentare un piano di sviluppo locale, quindi tutti i paesi che sono sotto i 5.000 abitanti si devono mettere insieme. Anche le varie aggregazioni, tra i vari comuni aggregazioni. contigui. Devono fare dell'aggregazione dei comuni, giustamente, continui, confinanti, e non superare i 15.000 abitanti e dire cosa vogliono fare del loro territorio per evitare di fare i soliti investimenti a pioggia senza una logica. Quindi in una determinata area i comuni si mettono insieme e dicono quello che vogliono fare e questo gli dà la possibilità poi di attivare altre misure, ad esempio quella della 4.3 che riguarda tutti quei servizi che vengono fatti nell'area rurale, quale stradina interpolare, l'elettrificazione, quindi qual è il loro piano strategico, l'intotto, quale dove puntare, quali sono le zone rurali e quello che gli serve. E poi possa anche l'inclusione sociale, quindi vedere quale c'è le sulle varie difficoltà. Ecco, io con lei vorrei ritornare un attimino indietro per quanto riguarda una delle prime misure del PSR, mm -hmm. quella per il primo insediamento. Certo. Ecco, quanti giovani in Calabria hanno aderito a questa eh, misura e quali le prospettive, perché come dire, non basta soltanto. Avviare un giovane all'agricoltura perché poi eh, mantenere eh, una struttura del genere, un'azienda del genere, ci sono costi di gestione abbastanza elevati. Come intende la Regione Calabria poi seguirli in questo percorso? Ma guarda, la, noi come PSR abbiamo previsto 1200 giovani di insediare in Calabria, 1000 per quanto riguarda il settore agricolo, e altri 200 per attività connesse all'agricoltura. In questo primo bando abbiamo messo a bando 700 giovani, 700 giovani in Calabria. Oh, per quanto sapere quante persone hanno aderito ancora è troppo presto perché ancora il bando non è chiuso, si chiuderà in questi giorni e quindi a bando chiuso noi potremmo sapere quante domande... Arrivano. Guarda, noi questa volta sui giovani abbiamo voluto stargli vicino perché abbiamo cercato di fare una diversificazione tra i giovani che si insiedono nelle pianure e quelli nell'aria interna. Abbiamo cercato di dare una priorità pure a punteggio maggiore nell'aria interna perché nell'area interna è più difficoltoso fare agricoltura che nelle pianure. Abbiamo dato un premio di start up di 50.000 euro nell'aria interna e 40.000 euro nell'area, per esempio, di pianura e poi per quanto riguarda anche le strutture, quindi il finanziamento sulle strutture abbiamo fatto anche una diversificazione, nell'area interna si può arrivare fino al 70%, abbiamo cercato di mettere nelle condizioni l'agricoltore, il futuro giovane che vuole investire in questo settore di essere a proprio agio. Senta, eh, siamo a novembre, è vero che questi bandi, eh, come dire, ci sarà una proroga per questi bandi perché di qui a breve c'è il rischio che possano scadere? Guardi, noi stiamo avendo una grande richiesta sul territorio, devo essere onesto intellettualmente, per le prove. Noi fino adesso abbiamo detto: guardate, Prima, entro il 14-15 novembre, 14 dovrebbero... novembre. abbiamo detto: guardate, vediamo come vanno le cose da qui a qualche giorno, perché qui c'è un sistema informatico nazionale che è il SIN che sta dando problemi. Sta dando problemi non soltanto. Io volevo arrivare proprio a questo perché, perché... molti si sono lamentati sì. della complessità di questo business plan, oltre alla complessità del business plan. C'è anche la complessità del sistema informatico nazionale, ci stanno dei problemi a livello nazionale sul sistema informatico nazionale, lì ci sono delle procedure in atto anche di, eh, che l'azienda non è più solida, quindi deve entrare un'altra azienda, quindi giustamente ogni PSR regionale ha delle sue peculiarità, quindi il sistema informatico magari deve adattare quelle segue l'esigente regionale. Quindi se è un'azienda che sta arrivando al capolineo, quindi ha difficoltà a, ad adattare le varie, difficol le varie difficoltà, ma non solo della regione Calabria, noi abbiamo avuto anche pagamenti per quanto riguarda anche... Eh, per quanto riguarda un kit della scorsa programmazione, che due mesi fa abbiamo mandato al SIN l'elaborazione di questi kit e sono arrivate appena in questi giorni che stiamo mettendo in pagamento. Noi su questo abbiamo fatto anche una lettera al ministro Martina informandolo di ciò, perché noi non ci possiamo permettere il lusso di ritardare i pagamenti. Quindi c'è questo sistema informatico, vediamo come va in questi giorni il sistema informatico, se ci saranno problemi sul sistema informatico con le organizzazioni professionali, col tavolo tecnico, valuteremo in questi giorni sul caso di DAE giustamente se... questo più però ti più... do scusa se la interrompo nuovamente questo non vuol dire eventualmente prorogare perdere i fondi o meno anche perché ci segue da casa è meglio essere ecco, no. chiarirlo questo, eh, questo, perdere i fondi questo, no, nella però... maniera più assoluta no in ecco. assoluto eppure perché anzi noi siamo già partiti avanti siamo stati uno dei primi a fare i bandi siamo in inizi di programmazione per completare l'iter si parla di programmazione 2014-2020 abbiamo, abbiamo fino al 2020 per chiudere tutto l'iter anzi nella scorsa programmazione c'era l'n più 1 che si dava tempo due anni in più do dopo la scadenza oggi si parla di fare n più 3 quindi tre anni quindi siamo all'inizio ma noi perché è meglio notizia. darle queste notizie? No, è giusto che li diamo, non si perderà niente, ma noi vorremmo fare in fretta, perché vorremmo evitare che i bandi, c'è quell'abitudine che un bando dura anni e anni e anni, vorremmo far vedere che c'è un'inversione di tendenza ai nostri, eh, nostri concittadini calabresi, ai nostri agricoltori, che un giovane che si insiede adesso non, deve, non può aspettare due anni, tre anni per chiudere l'ITER, l'ITER va chiuso subito, ecco perché noi stiamo spingendo e siamo pronti contro le prologhe per cercare veramente di chiudere l'itere e fare un ottimo servizio, oppure perché è brutto poi sentirsi dire ah avete messo due anni perché? Questa volta non è, non è che voglio difendere il ruolo che sono il consiglio regionale della regione, questa volta la Regione Calabria è stata una delle prime a fare i bandi e una delle prime regioni per quanto riguarda nell'impegno nelle spese in agricoltura. Io dico andiamo a controllare i dati. Senta, accedere a questi bandi però vuol dire anche per molti imprenditori agricoltori come dire, anticipare eh, con i propri fondi il progetto che si presenta. E molti di loro trovano difficoltà proprio ad accedere a questi bandi proprio perché devono anticipare eh, come dire, soldini loro che spesso e volentieri... Eh, non hanno. Certo, una delle maggiori problematiche è quello che noi stiamo cercando anche di, re, di interagire anche per quanto riguarda l'ISMEA per poter facilizzare la Questo dico è per arrivare al famoso accesso al, al credito, credito che qui in Calabria dall'agricoltura ad da altri settori è, certo, è una nota dolente. È difficile, giustamente un, un agricoltore nel momento in cui, ecco perché noi ai giovani abbiamo alzato le percentuali, Abbiamo dato le percentuali proprio per aiutarli ancora in più perché capiamo che c'è difficoltà di accesso al credito. Abbiamo cercato di portare la liquida quasi al massimo dove potevamo arrivare. Poi giustamente un imprenditore che decide che nel momento in cui viene approvata una pratica, un decreto, per esempio prendiamo un giovane, ha già... un esempio, partendo quindi, dai giovani. giovani quindi ha 50.000 euro, quindi ha già un'anticipazione subito dei 50.000 euro. Ha un decreto, per esempio, per costruire una stalla, perché io sono un allevatore quindi mi piace fare lo stesso un esempio. Allora, ha, ha un decreto di 100.000 euro per costruire una stalla. Lui può chiedere subito l'anticipazione di 50.000 euro, del 50%, quindi lo mettiamo nelle condizioni di poter eh, rendicontare perché si può rendicontare a più step, a state di avanzamento. Se dimostra che ha fatto il primo 30%, può subito, può subito quindi e contarlo, portiamo un esempio banale, 50.000 euro a fondo perduto, ha già una percentuale che gli danno, quindi diciamo il 50% circa, che prende e quindi ha 25.000 subito, sui 100.000 ha 50.000, quindi ha a disposizione 70.000 euro, può fare un primo stato avanzamento del 30%, quindi basta 30.000 euro più l'IVA. Questa è anche una forma di controllo per certo. vedere se effettivamente il certo. giovane è intenzionato certo. ad avviare eh, questa attività. Questo per quanto eh, riguarda i giovani, però per quelle aziende consolidate. Io mi sono fatto un certo. giro nei giorni certo. scorsi tra alcuni imprenditori agricoli, qualcuno ha parlato e eh, si potrebbe pensare alla ingegneria finanziaria. Allora, su questa cosa ci stiamo lavorando, ci sono già alcuni gruppi bancari, che non faccio i nomi per Però eventuali motivi. Cosa, per ovvi motivi, hanno già firmato delle convenzioni con la regione Calabria dove loro finanziano l'altra la parte, parte che noi non finanziamo, quindi dell'investimento, quindi hanno messo dei fondi a disposizione, quindi su questo stiamo cercando di muoverci a 360 gradi. Abbiamo anche detto che volevamo fare anche un incontro, come dicevo poco fa, anche con Ismea per facilitare l'accesso al credito. Su questo, nel frattempo che stanno uscendo i bandi, stanno chiudendo i bandi, stiamo cercando di lavorare sull'ingegneria finanziaria, quindi su alternativa ai nostri agricoltori. Sì, perché effettivamente, girando un po' eh, in alcune zone eh, della nostra regione, ci sono eh, importanti eh, realtà agricole, eh, di imprenditori agricoli che, eh, come dire, rappresentano quello che rappresentano però il loro maggiore scoglio è sempre questo accesso al credito guarda su, su di me è una porta aperta io sono un imprenditore agricolo Appunto, quindi lo questo... dico in tutte le salse ho, fatto anche, ho rappresentato le mie aziende, le aziende agricole della Calabria, ho fatto un presidente di organizzazione. Io queste cose due anni fa le dicevo alla politica, abbiamo problemi di accesso al credito, tutte le difficoltà di un imprenditore agricolo. Quindi per me, oggi che faccio il consigliere delegato, e mi occupo di agricoltura, quindi ancora uno sforzo maggiore sto cercando di fare, perché io non posso dire che i problemi dei miei colleghi agricoltori non li ho vissuti in prima persona e non li vivo, quindi ancora stiamo cercando di fare uno sforzo per cercare nella risoluzione dei problemi, quindi ci scontriamo giustamente con delle norme, con delle regole che noi nella massima trasparenza stiamo cercando di far capire sia di Smea sia alle banche che forse questo settore vale la pena. Investire. Beh, se poi escono fuori i prodotti eh, d'eccellenza, ritenuti eccellenza, vari, vari eh, riconoscimenti a livello europeo, vuol dire che ne vale davvero la pena. Io la devo interrompere qui per dare spazio alla, alla pubblicità. A fra poco. <music> Tricom SRL, azienda leader nella distribuzione di prodotti tricologici professionali, concessionario ufficiale Tocco Magico, presenta la nuova frontiera della colorazione bio. Free Color. Inoltre offre soluzioni professionali per ogni tipo di esigenza. Seguici su Facebook tricom-tocco magico o contattaci allo 0984 40 16 38. Tricom è la passione a fare la differenza. Ben ritornati in studio. Eh, Quest'oggi ve lo ricordo nuovamente, stiamo parlando di PSR di agricoltura dei nuovi bandi che la Regione Calabria tramite la Unione Europea mette a disposizione degli imprenditori agricoli eh, calabresi. Lo stiamo facendo con il consigliere regionale, consigliere de delegato all'agricoltura Mauro Dacri. Bene, eh, stiamo parlando di questo accesso al credito. La Regione Calabria Ribadiamolo ancora una volta: sta lavorando, eh, sta lavorando, sta lavorando per, per cercare incontro, di eh, abbattere ah, questo, questo muro, muro fino migliorno. a ieri. Insormontabile, eh, però, eh, sempre eh, per detta di qualche agricoltore, di qualche imprenditore agricolo, come dire, vanno bene i bandi, eh, state sfornando bandi a ripetizione, eh, però, come dire, il governo centrale. Tutela eh, poco il settore dell'agricoltura in, in Italia e magari in Calabria rispetto alle altre tra potenze eh, europee per quanto riguarda come dire, questi prodotti d'eccellenza eh, che la regione Calabria, la regione Calabria offre. O sbaglio eh, perché questo poi come dire, penso soltanto all'esempio dell'olio tunisino, sì. alle arance che vengono dal Marocco, come mai questa disparità? Ma guardi, proprio. I scorsi giorni, come è ben noto, il ministro Martino è stato per l'ennesima volta in Calabria, quindi è venuto a presentare un'importantissima legge, quella legge sul caporalato, quindi qui dove hanno partecipato tutti i presidenti nazionali delle organizzazioni, quindi è stata presentata proprio in modo simbolico proprio in Calabria. Giustamente tutti hanno fatto notare una cosa, quelle cose che le mi ha appena detto di salvaguardare le produzioni locali, perché dicono noi una buona legge va bene, la possiamo attivare, però se attiviamo una buona legge noi imprenditori agricoli non riusciamo a fare reddito, quindi se non facciamo reddito non possiamo pagare e fare le cose per bene, noi vogliamo pagare i nostri le i nostre i nostri, maestranze però fare reddito. Guarda il nostro ministro... Qui andiamo al famoso dumping sì, sociale. Sì. il ministro ha colto questa cosa, quindi gli hanno detto, hanno portato l'esempio che i nostri prodotti tipo gli agrumi, dici qui eravamo nella piana di Giratauro non possiamo vendere i nostri agrumi a 0,8 centesimi, quindi non c'è remunerazione, non c'è reddito, quindi non ci saranno regole. Guarda, eppure il Ministro il secondo giorno ha chiamato a noi in Regione, la sua capo, il suo capo della segreteria tecnica ha detto il ministro è venuto in Calabria, vuole fare un qualcosa per cercare di salvaguardare e valorizzare i vostri prodotti calabresi. Il, il, suo, il suo tecnico del ministro mi portava un esempio, ma visto quello che si è fatto nelle altre regioni, mi portava questo esempio delle melinde, dove anche piccoli agricoltori di mezzo ettaro, piccoli... Piccole Proprietari di terrieri sono messi insieme, lì hanno fatto uno sforzo notevole. C'erano 22 organizzazioni di produttori, ne hanno fatto 4 per cercare di aggregare il prodotto e cercare di distinguerlo anche con la grande distribuzione, far capire che il nostro prodotto italiano è diverso. Il ministro ha detto: Guarda, noi è siamo diversi risponde... rispetto anche chiedo scusa, magari alla Francia e alla a, Germania alla che Francia. la fanno da padrone alla Francia, alla in Gen questo agli settore, alt agli altri paesi magari che sono qui di fronte a noi del Mediterraneo dove non hanno molte regole che non abbiamo. Quindi ha detto cerchiamo di fare qualcosa e chiedeva il vostro PSR della regione Calabria, mi diceva questo, prevede qualcosa di poter mettere insieme queste cose? Io gli ho risposto, e ho detto guarda c'è la misura 20 che prevede proprio l'aggregazione, abbiamo messo 25 milioni di euro per cercare di aggregare e cercare di salvaguardare il nostro prodotto. Quindi su questo noi ci stiamo lavorando, io devo essere onesto intellettualmente, anche il nostro ministro ha avuto un'attenzione per i nostri prodotti calabresi. Pure che lì è venuto anche lì sul tavolo del discorso dell'importante riconoscimento che abbiamo avuto sull'olio d'oliva quindi oggi abbiamo una vera carta d'identità del nostro o, o, olio d'oliva quindi abbiamo avuto questo riconoscimento quindi possiamo veramente lavorare che in questo senso è uno degli strumenti eh, forse quello più importante per come dire, salvaguardare i prodotti della nostra terra è la tracciabilità certo. ma la vera tracciabilità Certo. Non, eh, perché quando parlo di tracciabilità bisogna come dire, eh, intendere eh, il prodotto laddove viene prodotto. Certo. Il, scusi il gioco di parole il prodotto non, viene, non dove viene imbottigliato ma su questo io penso che su questo perché c'è molta confusione sì, su questo su questo molte volte si prende l'olio calabrese per tagliare l'olio non dico dell'altra regione, non è il caso qui pubblicamente, fa, però viene utilizzato per tagliare l'altra regione noi dovremmo cercare di mettere anche, e si sta lavorando anche in Parlamento, per dire, non soltanto dove viene imbottigliato ma dove, ma viene, dove viene, viene prodotto quello che c'è nel la bottiglia, Questo di modo, di di modo di che si dà da, eh, massima trasparenza, al consumatore finale si dà la possibilità di poter ma, scegliere, di potergli fargli ma, capire ma, da dove viene il prodotto, ma su questi temi ci stiamo lavorando, stiamo lavorando a dire il vero anche in sinergia con il Ministero, con il Ministro Martina, di cercare insomma di fare chiarezza e non fare confusione, poi Penso che io di quelle condizioni oggi per cambiare ci sono le cose, perché oggi se si va negli scaffali di qualsiasi grande distribuzione si vede che c'è anche il prodotto locale, mentre qualche anno fa no. Quindi si sta svegliando anche nel consumatore una richiesta del prodotto che vuole sapere dove viene il prodotto. E PSR, tutti questi bandi a disposizione degli agricoltori calabresi, ma c'è anche il Galle, gruppi d'azione locale, che appunto... Eh, siamo con questo eh, settore del, dell'agricoltura? Ma guarda, il gruppo d'azione locale noi abbiamo finito il bando, abbiamo fatto la gradatoria, quindi abbiamo diviso in 13 territori calabresi, quindi Galli agradatori c'è, cioè, siamo operativi. Io dico, vedete i dati, noi siamo una delle prime regioni dove i galli sono già operativi, quindi hanno 60 giorni di tempo per fare tutto l'iter, perché è stata approvata la gradatoria loro e possono partire con i bandi. Quindi siamo in perfetta sintonia. Giusto per eh, chiarire, anche se bisogna ascoltare sempre dall'altra parte, certo. la polemica eh, dei giorni scorsi che c'è stata con Vibo Valencia eh, è stata, come dire, eh, chiarita, messa... Ma guardi, io ho in quel territorio sono arrivate due proposte due, sono arrivate una due è passata una, una è passata e no c'è una commissione che ha fatto il suo lavoro chi è stato escluso ha tutta la legittimità se è stato fatto un torto di chiedere nelle sedi competenze fare accesso agli atti, quello che vuole fare vedere se è stato leso un diritto c'è una trasparenza, i regolatori cosa servono servono per questo, una commissione valutativa che serve? se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi Perfetto, mentre eh, qua andiamo un pochettino come dire certo. eh, a, un buon ritroso nel tempo. Qualche settimana fa c'è stata anche una piccola polemica con col dire, col diretti. Eh, anche lì è stata messa a posto la questione per quanto riguarda i bandi, le famose proroghe. Insomma, eh, sì, si sta voglio lavorando. dire. Ecco. Ma guardi, noi. Come amministrazione, come Dipartimento di Agricoltura, non è che se un'organizzazione ci fa notare un qualcosa che va aggiustata, noi siamo muro contro muro. Anzi, queste domande le, le faccio perché no, visto che oggi è qui ospite da no, me ne voglio approfittare. A me fa piacere ecco. che lei mi fa queste domande, per dire ecco, la nostra filosofia è quella di confrontarci con, nostro, con la nostra parte sociale, quindi vedere se c'è da correggere qualcosa, discutere, possono avere ragione, possono avere torto. Ma la cosa bella che questa volta, questo assessorato all'agricoltura ha immaginato un coso diretto io quando tutte le sere mi chiamano in questi convegni, mi chiamano di illustrare quello che ne penso sul ps questo gira a 360 io, gradi... io dico una cosa, guardate, se c'è qualcosa che non fa, che può essere migliorata qualche critica Fatemela perché questa critica serve a migliorare le cose. Non è vero che è tutto perfetto, io posso operare in questo settore, posso vedere che per me quella cosa è giusta, ma poi se mi fanno notare che forse è sbagliata, si corregge. Cioè il PSR non è di Mauro D'Acri che è il consigliere delegato, né del Presidente Oliveri, ma è dell'agricoltura calabrese. E insieme, come abbiamo impostato all'inizio, dobbiamo costruire un qualcosa che tutti si trovano in questo PSR. Ecco, Un'altra cosa che mi hanno fatto notare alcuni imprenditori agricoli, ma non solo, è che questo PSR come dire, avvantaggia un po' di più cioè, i giovani agricoltori, i giovani imprenditori. Eh, magari quelle aziende consolidate, e virtuose, eh, come dire, sono state un po' dimenticate o sbaglio? No, non è proprio così. Ecco. Non è proprio così perché dobbiamo dire, allora, quando dico quella cifra, ci sono 19 misure nel, nel PSR. C'è la misura dei giovani. Che è 55 milioni di euro, ed è questo plafond. Poi c'è la misura che va alle aziende consolidate, che sono 317 milioni di euro, che è la 4-1, quindi ognuno attinge al, cioè al suo budget. Perfetto, siamo, siamo, siamo arrivati alla, alla fine. Io, eh, come dire, nutro. Per quello che mi riguarda, eh, molta speranza in eh, questo settore dell'agricoltura, perché anche perché girando. Meno di, sempre meno di lei, eh, come dire, la nostra, la nostra regione, eh, ho avuto modo di approcciarmi e confrontarmi con molte eh, imprese, realtà imprenditoriali agricole importanti. Io la ringrazio per essere stato ospite qui con noi e magari ci rivediamo di qui a breve per dare qualche ulteriore eh, risultato, perché lei è sempre eh, esaustivo da questo oh, punto di vista. Io la ringrazio sì. e ringrazio voi che ci avete seguito da casa.